Allora, numero 4, del vicepresidente. Iniziative di promozione, informazione ed educazione alla salute anno 2014. Adesso quali sono quelle che mi discusse? Ho capito. Facciamo la fine. Alla fine, allora. Va bene. Allora, arriviamo alla numero 8. Dell'assessore Ci sono Berlangeri. cose urgenti in questo sono i non accreditamenti, Sono sono praticamente. due Allora, numero 8, dell'assessore Berlangeri, legge regionale 10/2006, articolo 11, contributi a soggetti pubblici e privati per eventi di particolare rilievo, euro 350.350. sempre a spendere. Numero 9, dell'assessore Cascino, Comune di Teerano, conferenza di servizi di articolo 10, legge 10 del 2012, area Santa Campa e località Marici. E numero 10, Comune d'Albenga, conferenza di servizio per realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo artigianale destinato a costruzione di macchinari per agricoltura in regione Cascato. Poi numero 11. Dato che non è arrivata la delibera, mercoledì abbiamo conferenza dei servizi, martedì riusciamo a fare una giunta straordinaria con il Dici consiglio cosa? Dici cosa? per il porto di Chiavari, Completamento completamento del della bambino. organizzazione. Possiamo provarlo, possiamo. Non possiamo fare la martedì a che ora facciamo? Martedì o poi non ci sono dopo? Prima. Mezza? Buona pratica. No, grazie. Un po' mettere giù, così lo aggiungo anche io. Allora, martedì 9:30 giunta, martedì 17 è già il libro, approfondimento, spero di essere libero, affitti, quant'altro, 2017, giusto? 17 alle ore 15. Ah, ecco, ora qui. Ok. Allora, numero 11, assessore Buccinelli, Ford Fest 2003-2013, asse 5, assistenza tecnica, affidamento a Liguria Ricciardo del servizio di Numero 12, assessore Paida, convenzione IRE, Regione Liguria del 5 agosto 2014, individuazione elenco interventi prioritari di interesse regionale. Numero 13, assessore Rossetti, assegnazione e contributo per la realizzazione del progetto piano formativo per lavoratori che intervengono nei lavori, demolizioni, Costa Concordia, impegno di euro Questo lo vorrei presentare in conferenza 61.037. stampa, no? Esatto. Sembra che il titolo dica tutto. Numero 14, assessore Rossetti e Barbagallo, protocollo d'intesa per la gestione in concessione del vivaio regionale Isola Bella, sito in Albenga. Numero 15, assessore Rossetti, approvazioni conti giudiziari e responsabili delle gestioni economiche periferiche per l'esercizio finanziario 2013. Numero 17, le 16 rinviate. 17, assessore Facciamo dopo Guccinelli. quella Assessore Guccinelli, è una presa d'atto al Consiglio, quindi una proposta al Consiglio PARAF SC 2007-2013, proposta al Consiglio regionale di presa d'atto del PARAF SC 2007-2013 a seguito della riprogrammazione. Però quella lì è quella che ci hanno approvato in CIPE, la procedura prevede che ci vada presa d'atto del Consiglio regionale. Però potresti parlare col Consiglio dicendo di cambiare la ricchezza e facciamo la No. Sembra che Adesso è fuori stato. Allora, se dice quella inviata, Sì. Allora, dell'assessore Vespa, espressione di parere favorevole all'avvio dei lavori di pubblica utilità da parte del Comune di Genova a favore dei lavoratori dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano. Se fare che sulla cosa del tribunale. Questa delibera è importante, insomma, perché nel poco tempo che è intercorsa dalla firma dell'accordo, i nostri uffici, soprattutto gli uffici del Comune di Genova, sono usciti a predisporre un quadro di progetti che vedranno appunto interessati e coinvolti tutti i lavoratori della, diciamo,
dell'ISVA che hanno aderito ai lavori di pubblica utilità, peraltro con adesioni pressoché totali. Tant'è vero che il Comune è andato anche oltre, nel posto disponibile ha identificato progetti per 379 figure. E quindi nell'accordo era scritto che la Regione dovesse dare il suo assenso e questa appunto è la delibera che lo prende. All'interno di questo c'è anche un progetto, come dicevamo, che riguarda, per ora abbiamo messo 10 lavoratori, ma vediamo poi come evolve la e quindi ci sono anche nei confronti un progetto che riguarderà appunto sostegno e aiuto al lavoro del Tribunale. Mandiamo lavoratori in procura. Questo di fatto chiude tutta la partita. Da lunedì, con la nostra presa atto di oggi, sono già pronti, infatti selezionati, individuati e inviati, lunedì mattina prenderanno avvio i lavori pubblici. Qua c'è tutto l'elenco analitico proprio di dove saranno destinati, da quale funzione, quali scopi. Poi del Presidente, istituzione dell'osservatorio regionale in attuazione dell'accordo sancito dalla conferenza unificata, e sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 56 del 2014. Poi, dell'assessore Rossetti è un conferimento di incarico sui fondi europei alla Morris Roland Bompani, progetto Imparo l'italiano, Rossetti e Vesco, importo di spesa 782. Poi, del Presidente, obiettivo 3-2007-2013, programmi transfrontalieri Italia-Francia, Alcotrae Marittimo, bando 2014, modalità attuative dei progetti approvati. La conosci più bene, questo non si fa niente. Quella è la Cotra. La Cotra Marittima è all'interno. Metto anche lei come era la salute in via. Non era? No. Dai, fai un numero. Nel numero che fa così. Mi sto diventando Simone Gamata, perché io non mi risponde paese. Parecchio. Per poco, perché sono stato un navigatore, no? Ma risponderemo tutti a lei. Non fare così, non toglierci. Li spenderà tutti a lei. Sto giochiamo al nuovo. No, no, con spendi non. 174.045,98. Allora. Se già cosa facciamo? Compartimento ambiente, per salvaguardare dell'ambiente, questo no, ambiente. No, non ancora. Ambiente cucinelli o ambiente pari? E dipartimento sviluppo economico. Ambiente cucinelli. Che sempre. Del Presidente, concessione del patrocinio per la regione, iniziative varie. Assessore Cucinelli, legge regionale 8-2000 articolo 14, modifica del piano annuale delle iniziative promozionali 2014. Okay. Assessore Rossetti e vicepresidente, determinazione numero 74 del direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale concernente il bilancio di previsione pluriennale 2014-2015. Adesso ora la dedicazione del bilancio, della bilancio di revisione pluriennale Agenzia Sanitaria Regionale. Possiamo vedere? Allora, non è andato una copia, grazie. Ah, c'era già resta, ma non è che il bilancio è qui, no? Ah no. E allora anche qui. Sempre determinazione bilancio di esercizio 2013. Va bene. Allora, determinazione 46 del direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale concedente il bilancio di esercizio per l'anno 2013. Questa è la chiusura. Sì, no.
Il personaggio più male? Il bilancio è una staffa. Poi questa è del vicepresidente, finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie e agli enti equiparati, ARPA, la mensilità. Questo è cassa. Sempre Rossetti e vicepresidente. Poi un disegno di legge dell'assessore Buccinelli, modifiche alla legge regionale 1 del 2010, interventi urgenti conseguenti ad eccezionali eventi meteorologici verificati nei mesi di dicembre. L'urgenza, sì, perché l'adeguamento, la modifica alla legge sui danni alluvionali. Ci deve essere un lungo, tanto io. Ma adesso no? Possiamo, sì. Nessun via che la commissione ci sarà, ci passerà. C'è danno urgenza, sono rapidissimo. Se mai mi fai sapere, era Iolo, quando c'è UFI. Ci manca più al termine del consiglio. Pare che sia mai credibile, io non ci sono, cioè non ci sono, sono il consiglio di comunque. E poi l'argomento dell'assessore Paita, soluzioni per la gestione emergenza rifiuti in Liguria. Ecco va. Mi rendo conto che non vogliamo sapere. Allora, facciamo ancora. Abbiamo altre cose noi? Allora, facciamo 5 minuti, guardando queste cose qui, poi chiudiamo, questa per poi 5 minuti. Allora, qui oggi diamo la situazione del cinema, che abbiamo salvato parecchio per fondo, sono una trentina, quante sono? Più forse. Ci deve essere il numero, ma... 51. Vabbè, un attimo a te, se vuoi mettere in meno. Ok, 50. Va bene, poi... Vabbè, poi oggi presentiamo un'azienda storica particolare che è un'attività che nasce come ristorazione e poi diventa anche recettiva, la Madonna di Recco. Seguitemi un attimo invece sulle vicende, cos'è? Allora, abbiamo fatto quel cambiamento sulle tappe che faccio, ieri abbiamo fatto Caio, domani faccio Caio, il nuovo da solo. Quindi va bene, ma si è aggiunta Cossere, dico per i savonesi, in particolare, per Lorena Angel. Nel senso che 11. Il 23 diteci dove dobbiamo andare. Perché? Che c'è scritto casa di riposo. Ah, sbagliato, è stata aggiunta stamattina. È risolta? Le ho girate tutte io per sapere dove eravate. Sbagliato? Ma non è risolta ieri, si è fatto il quadro di un'altra. L'ho chiamato io in Giordania questa mese. Il numero uno. L'ho chiamato io in Giordania poi c'è Conigliano che c'era, poi c'è Baiardo, più che non ricordarsi di aggiungere Valle Bona. Valle Bona e poi forse anche, poi devo andare a Montalto io, poi l'impegno a vedere la differenziata che fanno con gli altri. E poi gli altri se ne c'erano già, ci sono solo gli orari, ok? Via. Andiamo avanti, poi oggi presentiamo, c'è un po' di casino. Oggi presentiamo due cose, una cosa enorme che metto Genova, è l'opera che ha avuto più finanziamenti da noi in questi 10 anni, per essere chiari, che è la tratta di metropolitana da Ferrari a Brigno, costa 179 milioni bus, treni compresi, che è già in esercizio, ma che ha ancora due...
c'è ancora due pezzetti da completare. Uno, i treni che cominciano ad arrivare adesso. E finiscono di arrivare a giugno 2015. Quanti sono? Sette? Poi c'è il deposito dei treni, che è incappato nei guai di carriera per capirci, che invece finirà tra poco più di un anno. La presentiamo domani, la presentiamo oggi, anche perché ieri i parlamentari, mantenendo fede all'impegno, hanno presentato l'emendamento, speriamo che dunque mantenga, diciamo, l'impegno e così via, per fare una fermata in più che invece costa molto poco per andare fino a Piazza Martinez, e con un progetto per aumentare gli altri due i treni. Se questo fosse, quei nuovi diventano nove, no? Quindi comincia ad essere una cosa significativa. Va bene, poi presentiamo una cosa più modesta, sono sempre 5 milioni dell'ascensore di Quezzi, dice a Daniele che hanno risolto i problemi col territorio per i bus. Se Dixit si può venire a caffè di Nino. L'altro giorno adesso non erano presenti. Dice che adesso sono a posto, io non so. Ma è un po' una verifica quel così. Ma Daniele mi ha detto dell'incontro che abbiamo fatto in comune. Conosceranno un po' con le mie. Vedi un po' te, vedi detto un po'. Probabilmente, ma sì, anche perché non c'entra niente. Probabilmente apre già a dicembre questo ascensore. Poi invece vi abbiamo dato io riepilogo di tutte le opere qui presentate fino al 30 settembre. Al momento sono 90 e diventeranno 117 a fine anno. E poi andiamo avanti ancora un po' perché ce n'è ancora parecchie e faremo poi a gennaio febbraio quelle grosse grosse, cioè ANAS, anche poi della sanità, arriverà a presentare 130-140. È un lavoro molto prezioso che poi io lo aggiorno periodicamente su quelle ancora da perché ovviamente qualche volta il tempo poi lei mi dice la famiglia, credo che sia abbastanza utile come lavoro. Va bene, adesso chiudiamo la giunta, perché così è una bellina.